Lascia che me la goda. Toc toc! No, Elena. Fammi indovinare, la pattuglia dell'umanità è stata una tua idea. Ti rivogliamo come eri, Caroline. Ricordi quando è morto Jeremy e hai spento l'umanità e cercato di uccidere la reginetta del ballo? Alias la tua migliore amica Bonnie. Non ricordo, Stefan, è stato prima o dopo che uccidessi una cameriera senza nessun motivo? Penso sia stato dopo. Vedi, io e Stefan troviamo abbastanza ironico che pensi di essere qualificata a dirci come affrontare la morte di una persona cara. Non sono qui per farti la predica, Caroline. Volevo solo mostrarti questa. È una lettera da parte di tua madre. È arrivata al campus un paio di giorni dopo il funerale. A quanto pare c'era qualcosa che voleva dirti. Ti sembra autentica? La sua scrittura è assolutamente impeccabile, sì. Ricordo ancora quando mi ha insegnato a scrivere il mio nome in corsivo. E allora? Dovrei leggerla e tornare ad essere la triste, patetica e orfana Caroline. Bruciala. Cosa? Ti ho forse detto resta lì impalato come uno stupido? No, ho detto bruciala. Beh, forse dovrei leggerla prima. Che cosa te ne importa? Insomma, che succede se una volta riaccesa la tua umanità mi odierai per aver distrutto l'ultima cosa che tua madre voleva dirti? Davvero sono appena uscite queste parole dalla tua bocca? No. Bruciala. Forza. Stefan, non farlo! No. No! Mi dispiace, Elena. Ma se ci rivuoi indietro, dovrai impegnarti più di così.